Buongiorno a tutti e benvenuti a questa terza parte del corso Vita Nuova, un corso davvero potente che serve innanzitutto per annunciare il Vangelo agli altri, portandogli in un processo, che è il processo che ci ha salvati. E abbiamo visto i primi punti, no? Il primo punto è questo, l'amore di Dio incondizionato. Dio ci ama. E ha creato tutto per noi. Noi siamo il suo capolavoro, il suo figliolo che ama, la sua creatura più amata. Lui ci ha dato tutto, eppure noi abbiamo sperimentato il tradimento. Noi lo abbiamo tradito, noi abbiamo permesso che, nonostante tutto è meraviglioso, noi abbiamo detto: io non ho bisogno di te, Dio. Ingannati dal nemico, dal diavolo, lo sappiamo. Però poi la scelta l'abbiamo fatta noi, la colpa è nostra. Se noi oggi pecchiamo, se oggi dentro di noi c'è la falsità, l'egoismo, tutto ciò che è male, questo mondo ne è una dimostrazione palese del male che c'è nel mondo, è perché appunto l'umanità ha detto: io non ho più bisogno di te, Dio. Ricordate il kippah che viene tolto, no? Che è simbolo della mano di Dio su di noi. Io sono re della mia vita, io sono il Dio della mia vita. Questo è il peccato. E però ecco, abbiamo visto che il primo passo che dobbiamo fare è proprio riconoscere che noi abbiamo tradito Dio, che la colpa dei mali del mondo non è Dio, è l'uomo, siamo noi, non gli altri, noi siamo i primi che hanno tradito l'amore di Dio. Però ecco che Dio ci viene incontro e ci dice che c'è speranza, nonostante il male che abbiamo fatto, Dio ha provveduto a che cosa? A un redentore, alla salvezza in Cristo Gesù. Eh sì, perché vedete, a volte noi chiediamo perdono, però poi cosa succede? Che continuiamo a peccare. Ci dispiace per ciò che facciamo di male, ma poi continuiamo a fare del male. Questo perché? Perché spesso dentro di noi non abbiamo sperimentato la redenzione. Dio sa che noi senza di Lui non possiamo uscire dal peccato. Potremmo chiedere perdono 1.000 volte, ma poi il nostro cuore si indurisce sempre di più. Perché? Perché continua a poggiarsi su se stesso. Anche il chiedere perdono non ti fa sperimentare la redenzione. Non è il tuo chiedere perdono che ti dà meriti per poter essere perdonato. No, anche questo deve essere un dono di Dio. Come l'amore di Dio Padre è un dono che devi solo ricevere, anche il suo progetto di salvezza è un dono che viene da Lui, che tu non puoi fare niente per meritartelo, lo devi solo ricevere. Sapete, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, o un peggior malato di chi dice: io non ho bisogno di un dottore. E questa è la sfida, noi dobbiamo capire che solo Dio può redimerci. E come lo ha fatto? Lo ha fatto mandando suo figlio Gesù. Abbiamo visto come il peccato è entrato nel mondo attraverso Adamo ed Eva e poi tutta l'umanità, ma Dio davanti a questo la prima cosa che fa, lo leggiamo nel libro della Genesi, è promettere una soluzione, promettere un redentore, qualcuno che avrebbe riparato al danno irreparabile, che avrebbe sanato il cuore insanabile che è in noi, che è piagato dal peccato. E questo chi? Suo figlio Gesù. Nel tempo storico di 2000 anni fa, Gesù Cristo è apparso sulla terra. Dio lo ha mandato, ha incarnato suo figlio, colui che era con lui fin dall'inizio, il figlio di Dio, l'amato di Dio, il perfetto si è fatto imperfetto diventando umano, mortale, capace di soffrire, di essere tentato addirittura. Tutto questo affinché lui prendesse su di lui tutti i nostri peccati.
Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio Gesù affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Giovanni 3,16 è il centro del cristianesimo. Dio ha tanto amato te da dare suo figlio affinché questo tuo peccato, questa tua maledizione, tutto quello che i tuoi peccati hanno commesso, questa tua incapacità di redimerti, passasse su di lui, Gesù Cristo pagasse quel prezzo al posto tuo affinché tutta l'ingiustizia tua finisse su di lui e tu diventassi giusto. Lui che era l'unico innocente si è fatto colpevole affinché tu, l'unico colpevole, diventassi innocente. Vedete, le religioni nel mondo dicono noi dobbiamo fare questo, fai le azioni, prega, vai al tempio, vai di qui, vai di lì e accumuli e arrivi a Dio e Dio ti dice bravo, vieni qua, a te l'onore, la gloria. Non fanno così le religioni, tutte fanno così. Devi fare qualcosa per ottenere l'amore di Dio, per ottenere il suo premio. Invece il cristianesimo va all'incontrario. Dice, lui ha fatto tutto affinché tu possa ricevere. Tutto. L'opera della croce ha già fatto tutto e l'onore va a lui, non a noi. Noi dobbiamo solo ricevere questo amore. È un'opera anche quella in realtà, perché è molto difficile per noi dire io ho bisogno di un salvatore, io ho bisogno di qualcuno che faccia quello che io non potrò mai fare, non potrò mai giustificarmi. Ho bisogno di un salvatore. Ebbene, questo salvatore è il figliolo di Dio. Come dice in Isaia, Dio ha snudato il suo braccio, ha allungato il suo braccio sulla terra, questo suo braccio che ci prende, che ci tira fuori dal pantano, dal fango, è il suo figliolo Gesù. Io ho vissuto per anni andando in chiesa a messa, pregando senza capire che cos'era la redenzione. Infatti io andavo a messa la domenica e poi fumavo le canne, mi divertivo, cercavo di andare a donne, a ragazze, di fare tutto quello che il peccato mi proponeva, però poi andavo a messa, credevo anche che Dio ci fosse. E io sprofondavo sempre di più, fino a quando un giorno in quel fondo del barile quella mano è arrivata, il giorno propizio è arrivata, la mano di Dio, di Cristo, che mi ha preso e io mi sono lasciato prendere, mi ha tirato fuori e poi mi ha lavato, mi ha profumato, mi ha rivestito, mi ha detto ecco chi tu sei veramente, un figliolo di Dio. Questa è l'opera della croce che Dio vuole fare anche nella tua vita. Lui è l'agnello senza peccato che viene immolato nel mondo, come dice Giovanni 1,29, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gli uomini cercano salvatori umani, se stessi, ma solo Cristo è qualificato per salvarti. Se tu senti aver bisogno di essere redento, di avere un nuovo inizio, solo Cristo può dartelo. La sua forza può toccarti anche in questo momento. E se tu in questo momento pieghi le tue ginocchia e semplicemente dici Gesù, salvami e guardi a quella croce, la sua opera scenderà in te, tutti i tuoi peccati, le tue colpe, le conseguenze delle tue colpe verranno presi su di lui e tu potrai iniziare una nuova vita, pulito e redento. Vedete, l'opera della croce fa questo. Redime immediatamente la tua anima, no, il tuo spirito. È vero, l'anima che ancora nel corpo mortale, ancora subisce gli effetti delle tentazioni, ancora, nonostante siamo cristiani e abbiamo ricevuto la salvezza di Gesù, sentiamo ancora le tentazioni del nemico, ma dentro di noi qualcosa è cambiato per sempre. Il nostro spirito è pulito, è stato già redento, è già assicurato per il paradiso. Ma dobbiamo combattere la buona battaglia perché il nemico prova a rubare quello che è dentro di noi. Lui viene per rubare, distruggere, uccidere, lo sappiamo. Ma noi non dobbiamo ancora guadagnarci la salvezza con le nostre opere, se no la croce non serviva a niente. È un dono di grazia che una volta che lo ricevi per sempre. Sta a noi però tenerlo, di crederlo. E lo scopriamo perché non vogliamo più peccare, perché mentre prima cercavamo il male, cercavamo queste perversioni, questo egoismo, queste cose, ora non lo vogliamo più perché dentro di noi abita Cristo che ci ha redento. Dobbiamo combattere, possiamo anche cadere, sbagliare, ma poi ci rialziamo con il perdono di Dio e andiamo avanti. Questa è l'opera della croce che Dio vuole fare in te se tu andrai a Lui.
Vedete, Gesù ha un significato, il nome Gesù significa Dio salva. In altri passi viene chiamato l'Emanuele, cioè il Dio con noi. È Lui colui che viene a prenderti ed aiutarti, ma ha bisogno che noi andiamo a Lui, che lo abbracciamo e che riconosciamo che l'opera della croce ci ha redenti. Nella Seconda Guerra Mondiale ci fu un uomo chiamato Kolbe, padre Kolbe, un sacerdote cattolico che finì in mezzo ai deportati nei campi di concentramento ad Auschwitz. È successo un giorno che durante una rappresaglia dei nazisti presero quest'uomo tra questi 10 che avevano preso, prendevano 10 persone a caso, lo sapete, per ucciderli, per dare una punizione ai prigionieri, per tenerli ancora più sotto il terrore. E uno di questi uomini che era stato selezionato per essere ucciso si mise a piangere dicendo: ma io ho figli, io devo tornare dai miei cari. E questo sacerdote, padre Kolbe, si fece avanti e disse al capitano: prendo io il suo posto, fate questo scambio. Insistette finché quell'uomo fu risparmiato e poi sopravvisse al campo di concentramento e padre Kolbe morì. Ecco, Gesù ha fatto questo, padre Kolbe ha fatto quello che ha fatto Gesù, ha dato la sua vita al posto tuo, tu eri stato scelto per pagare i tuoi peccati, perché tu dovevi morire, ma lui ha detto no, pago io il prezzo per lui, pago io, prendo io il suo posto, su quella croce ci dovevi andare tu, ma Gesù è andato per ognuno di noi. Eli! Gesù è anche quell'agnello pasquale che durante l'Esodo, no, quando Mosè portò fuori il popolo di Israele che era prigioniero dell'Egitto, lo portò alla terra promessa, quella notte fu sacrificato quell'agnello, no, che permise all'angelo della morte, il giusto giudizio di Dio, di risparmiare coloro che avevano questo sangue nella loro porta, ve lo ricordate, no? E l'abbiamo visto a Pasqua. Ebbene, chi è quell'agnello? Che cosa rappresentava quell'agnello? Era Cristo. Solo se tu prendi il sangue dell'agnello e intingi le porte del tuo cuore, tu sarai salvato dal giusto giudizio per i nostri peccati. Solo il sangue di Cristo ci può salvare, ci può liberare dal giusto giudizio di Dio e dalle conseguenze dei nostri peccati. E non importa se ti senti l'ultimo dei peccatori, perché Gesù ha detto: io sono venuto per i peccatori, non per i giusti. Io sono venuto per i malati, non per i sani. Io sono venuto proprio per te. Ma vieni a me, vieni alla mia croce, vieni, abbracciami, prendimi, ricevi il mio sacrificio, ricevi la vita nuova che nasce in te. C'è bellissimo questo quadro del buon pastore, no? Gesù è anche il buon pastore, lui si chiama il buon pastore perché porta le pecore fuori, ma in questo quadro si vedono che c'è il buon pastore, questo pastore tutto macchiato di sangue, pieno di ferite tali, probabilmente è spacciato. Perché? Perché lui, per salvare le pecore, ha sacrificato la sua vita. È il pastore che ha cacciato il lupo feroce che veniva a mangiare le pecore e ha messo se stesso davanti alle pecore per scacciare il lupo anche a costo della propria vita. E Gesù l'ha fatto per te. Questo è il momento per ricevere la salvezza di Cristo. Ricevila adesso con questa preghiera. Signore Gesù, io riconosco che sono un peccatore, ma ho bisogno della tua salvezza. Signore Gesù, io credo che tu sei venuto sulla terra, hai sacrificato la tua vita per me sulla croce, hai pagato tutto quel prezzo, sei stato colpito, flagellato, inchiodato, strafitto, sei morto per me, per espiare il mio peccato. Io ricevo questo dono che tu hai fatto per salvarmi, Signore Gesù, e io professo che tu sei il mio Signore e il mio Salvatore. Sapete, Gesù morì, finì nella tomba per 3 giorni, ma come aveva profetizzato, dopo 3 giorni Dio l'ha risuscitato dai morti. L'ha risuscitato perché la morte non poteva avere vittoria sulla vita. E Gesù è la via, la verità e la vita. E poi è asceso al cielo. È asceso al cielo per intercedere per noi, per donarci, vivendo nel cuore di coloro che credono in Lui, la vita nuova.
Se tu hai fatto quella preghiera, ora inizierà anche in te una vita nuova in Cristo Gesù. Con questo io vi saluto, continueremo il nostro cammino la prossima volta con un capitolo chiamato La fede. Eh sì, perché c'è ancora tanto che noi possiamo sperimentare in Cristo Gesù e nella vita cristiana. Per il momento però vi saluto, vi voglio tanto bene, iscrivetevi a questo canale, mettete like, condividete, portiamo il messaggio di Cristo a tutto il mondo, a tutti i bisognosi. Vi saluto, vi voglio bene, che Dio vi strabenedica. Ciao.